Sol sol simmers. E non bentornati sul mio canale o benvenuti sul mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio di Casa Supplì. Allora, bando alle ciance, dico sempre la stessa cosa in ogni video, ma ragazzi, mi dispiace per la voce, ma ho la febbre, quindi sono influenzata e quindi è per questo motivo che insomma sembro quasi morente, ma tranquilli, la voce tornerà. Quindi mi dispiace se può magari dare un po' fastidio a livello comunque di qualità audio, però ecco, cerco di tenere di fra virgolette gridare più che posso. Allora, dunque, Kami è qui, ragazzi, e l'abbiamo lasciata con un bel dilemma interiore: dire o no la verità ad Edo? Perché cosa è successo nello scorso episodio? Rapido, no? Riassunto. Penny è tornata, ragazzi, si è presentata sul pianerottolo di casa Supplì. In quel momento, ragazzi, stava uscendo Kami per portare a spasso Sinfonia e l'ha vista. E praticamente, proprio, proprio per arrivare al succo, Penny le ha fatto capire che ormai non lavora più in campo, diciamo, pubblicitario, ecco, dei social media, dicendole appunto che quelle foto ormai non valgono più niente, sono come carta straccia, ma che invece lei in questo momento che ha bisogno di Simoleon, perché dove è andata quando se n'è andata via per questi 2 anni, non è riuscita, diciamo, a fare fortuna, ecco, è rimasta senza Simoleon, quindi adesso la ricatta e le dice: dammi i soldi che mi servono, altrimenti andrò da Edoardo e gli dirò che il bimbo non è suo. Non tanto, ragazzi, per riprenderselo, perché non gliene frega un pero. Come avete potuto vedere, non è che ha chiesto come sta il bambino, di vederlo, quanto è cresciuto. Ragazzi, non gliene frega niente. Più che altro, ragazzi, per distruggerlo, per rovinargli la reputazione, per distruggerlo proprio anche a livello emotivo e sicuramente, ragazzi, per mettere zizzania fra Edo e Kami. Quindi in questo momento la nostra bella Kami sta qui con questo sguardo, ragazzi. Cosa sta guardando? Ragazzi, cosa sta guardando? Ve lo mostro subito. Sta guardando loro. Lei li guarda e dice: come posso fargli questo? Cioè, come posso dirgli la verità, distruggerlo? Perché lo distruggerei. Come vivrebbe il fatto che Ricky in realtà non è suo figlio? Come gli farei del male, lo ferirei tantissimo. Però, ragazzi, si sanno, a volte una verità, per quanto possa essere brutta, è meglio di una, comunque di una bugia, di una felicità finta, ecco, come posso dire, di un idillio che in realtà non esiste. E quindi la nostra adesso, ragazzi, come tutte le volte che è stressata, pensierosa, perché non sa veramente cosa fare, come dire, lo ignora. Io porto giù Sinfonia, fare una passeggiata. E lui: ok, va bene, noi tra poco andiamo a nanna. Di buonanotte alla zia Kami, hai detto buonanotte alla zia Kami, e sta giocando con il piccolino. Nel frattempo invece lei, ragazzi, è qui, si dedica alla sua arte. Mamma mia, ragazzi, però sta luce, questa luce, che hai tesoro? Ti vedo un po' sfatta, è tutto a posto? Un po' troppo fastidiosa sta luce, ragazzi, questa qua in particolare. Quindi scusate un secondo, ma veramente, non so, vorrei diminuire, ecco, l'intensità. Allora, lei è qua, ragazzi, che, come dire, no, vabbè, dipinge, non ha la minima idea, lui è furente. Perché? Zuffa, adesso basta, non posso più dezuffarmi. Papatato! Ma perché fai così? Mamma mia, ragazzi, è veramente una cosa incredibile. Allora, dunque, lui sta così. Deve andare, quindi magari anche che è grandino, però si sa, no, che lui lo vizia un pochino. Quindi dai, forza, andiamo sul vasino. Fai vedere a papà un po' come usi il vasino. Forza, questo corre, devi stargli dietro. Eh sì, ragazzi, andiamo un attimino a renderci conto di com'è la situazione. Eccolo qua. Ragazzi, mamma mia, che succede? No, ragazzi, fermi, che cappero sta succedendo? No!
No, vabbè, ragazzi, non ci credo. Vermi tutti, no! Cami! Oh mio Dio, no! Cami! No, ragazzi, io vi giuro, non è possibile! Cami! Oh mio Dio! Ma... Cami! No, io davvero, ragazzi, non credevo fosse possibile in questa partita. Guardatela! No! Cami, che gli alieni abbiano... Cami, faresti di tutto per non affrontare Edo, anche farti rapire dagli alieni. Mamma mia, ragazzi, una cosa incredibile. Guarda un po', papà ti fa vedere come si usa il VC adesso. Eh sì, falli vedere come si usa il VC. Qua è una tragedia, hanno rapito Cami, Edo. Oh mio Dio. Tu vendi a un collezionista e come stai messa qui? Fatta al 25% tesoro, vattene in bagno però perché... Ti fai anche una doccia e poi torni qui e dipingi, che ne so, un dipinto pop art. Perché, mamma mia, ragazzi, non ci credo che mi sia stata rapita dagli alieni. Mio Dio, ma vi rendete conto? Io non ci credo ancora. Non ci posso credere, ragazzi, vi giuro. Camilla rapita dagli alieni, cioè è una cosa proprio sconvolgente, totalmente ragazzi, totalmente sconvolgente. Mi rendo conto che sono le 11, caro mio, però devi servire tu la cena. Allora, fai un po' di... fai delle polpette, va. Così il piccoletto... Nel frattempo tu, patato, visto che devi sviluppare l'immaginazione e il pensiero, vieni qui e disegna con il lama, dai. Cami, cioè, Cami, io non posso crederci, ragazzi, vi giuro, io non ci credo che l'hanno rapita. Questa, ragazzi, veramente ne sa una, ma che conosce pure gli alieni, Cami conosce tutti. Avrà detto, sentite, rapitemi, così ho la scusa. Per, come dire, no? Io non lo so, ragazzi, per non affrontare Edo, ma veramente questa se la inventerebbe tutte, ragazzi, pur di non assumersi delle responsabilità. Edo, ma ti rendi conto? Tu non sai quello che sta succedendo. Sei all'oscuro di tutto, ma guarda, è una tragedia. Non lo so, ragazzi, veramente io non lo so. Allora, patatoso, sì, basta, vieni qui. Però, mamma mia, Edo, bello di casa. Prendi una porzione. Tesoro, tu sei vegetariana se non ricordo male, quindi niente da fare per quanto riguarda le polpette. Edo, dovrai cucinare qualcos'altro perché figurati se la princess si cucina altro, voglio dire. E lui magari, ragazzi, sta qui e dice: ma Camilla, come mai non torna? Anche perché, ragazzi, magari no, immaginiamo il fischio, ecco, bravo. Lui vede Sinfonia tornare, ma non Cami. Quindi dice: ma Camilla, eccovela. Dio santo, ragazzi, poverina, Cami! No, io non ci posso credere. Ve lo giuro, ragazzi, cioè, questa cosa mi ha lasciato proprio... Cioè, vi giuro, non... Sapete quando non vi sareste mai aspettati una cosa? Io da questa partita mai mi sarei aspettata Cami rapita dagli alieni, vi giuro. Cioè, questa donna riesce... A combinarne di cotte e di crude. Io volevo fare una foto un po'. Ecco così. Non so che la posizione, ragazzi, magari non è delle migliori, però. Cioè, ragazzi, veramente, io sono scioccata, vi giuro, sono sotto shock. Non mi riprenderò tanto facilmente da sta cosa. Magari lui la chiama e dice: ma come mai Cami? Immaginiamo, no, che stia chiamando lei. Magari in realtà chiama sua madre. Vabbè, magari a mezzanotte non chiami nessuno, tesoro mio. E vede che, ecco, no, magari non dava tipo delle interferenze perché è appena tornata, ma non è il tipo che lascerebbe. Eccola lì. Irradiamento e stravolgimento. Qualunque cosa abbiamo fatto, no, abbiamo fatto gli alieni, sarà abbiano fatto, vabbè. Qualunque cosa abbiamo fatto gli alieni mi scombussola la testa. Che miseria, ragazzi, vi giuro. Sono sconvolta, tesoro. Tesoro, io sono sconvolta, ragazzi, non ci credo. Comunque, vabbè, non perdiamoci in chiacchiere. Vieni qui e prendi una porzione. Lei ovviamente non si aspetta che a mezzanotte e 35 questi stiano ancora svegli. Quindi vieni qui. Patato, tu hai finito?
Ah, sì, guarda Edoardo, dai, vieni qui a guardare papà. Guarda, e lei ragazza è sotto shock, cioè non ha capito secondo me quello che è successo. Non lo capisce ragazzi, non so come giustificare questa cosa ragazzi, cioè Cammy ha avuto tipo un piccolo incidente, non lo so, e quindi magari, non so ragazzi, veramente vi giuro, sta cosa mi lascia così, proprio sbigottita. E lui magari la vede un po' strana ragazzi, no? Quindi dice guarda io metto a letto Ricky, ma stai bene? E lei ragazzi è confusa obiettivamente, no? Quindi leggi per farlo addormentare. È così confusa, ragazzi, non lo sa nemmeno lei come si sente in realtà. Vedete, ma sì, ma sto bene, non ti preoccupare, sto benissimo. Sicura tesoro? Perché già eri strana prima, adesso dopo il rapimento alieno non oso immaginarlo. E sì, ragazzi, è strana la nostra Cami. Voglio dire, tu tesoro qua, come stai messa? Hai completato, perfetto. Quindi magari facciamo una cosa a questo punto, Edo. Ecco la lista per sbloccare. No, patato, non c'è bisogno. Magari è la zia per una volta che ti mette a nanna, mentre tu potresti cortesemente. Sinfonia tesoro, è inutile che guardi perché non c'è trippa per cani proprio. Allora, lei potresti cucinarle. Vediamo un po'. Vediamo. Degli spaghetti, dai, preparale degli spaghetti. Ma che c'è? Ragazzi, veramente ogni volta qua c'è qualcosa. Che c'è adesso che dà fastidio? Non c'è niente. Vabbè, patato, senti, vai a letto da solo perché tu abbiamo capito che sbrocchi come se non ci fosse un domani. Quindi vieni qua lei. E Cami, vedete, è tipo un po'. È strana, ragazzi, è strana. Quindi magari che immaginiamo che lei venga qui, no? La veda un po' tipo assente, così, e magari, come per dire, tutto a posto, sembri strana. Stai bene? Sembra come, non lo so, come se tu avessi le stelline sulla testa, come i personaggi dei fumetti, presente? E lei la guarda, no, veramente guarda, non lo so, sto bene, forse dovresti fare qualche ricerca sullo smartphone per vedere se c'è qualcosa che non va. Tesoro, sei veramente strana in effetti. Sai, io ne so qualcosa di malesseri, quando ero piccola ero molto fragile di salute. Lei, ma davvero, sì, infatti mio padre ha speso tanti soldi per farmi, come dire, no? Curare quando ero piccina. E lei, ma dovrei fare una ricerca effettivamente. Ragazzi, non. Qua non so chi sta messa peggio delle due, veramente. Perché allora, qui è pronto. E lui magari, mentre lei, tesoro, lasciala stare perché questa già è mezza rintronata, ti ci metti pure tu, anche perché è flirtante, prendi una porzione. E Edo, magari, ragazzi, veramente la vede strana, proprio, ma parecchio. Quindi immaginiamo che questo impara a conoscere, sia più in realtà un Kami, ma ti vedo strana, non ti riconosco. Tutto bene? Eh sì, tutto bene? Mi sembri strana, voglio dire, no? Ma certo, sta benissimo. Ragazzi, secondo me il rapimento alieno l'ha un po', come dire, l'ha effettivamente scombussolata. Caro, ma dove stai andando? Ah, ti stai sedendo. Perfetto. Sai, Edo, sto benissimo in realtà. Non lo so, forse devo provare a farti ridere. E lei, è una bella giornata di sole, non credi tesoro? Sono le 3 del mattino, non c'è il sole ragazzi, eccola lì, ha sbalvolato Kami. Non so se per lo shock del fatto che si sente in colpa gli alieni, tutto quanto ragazzi, non lo so, guardate lei come la guarda, come per dire, ok, ce la siamo giocata, questa non sta bene. Tesoro, sì, non è che tu possa dire, insomma, no, di essere completamente sana di mente, però. E lui se la guarda, Kami, non lo so, sembri tanto strana. Voglio dire, e a questo punto, ragazzi, dai, perché no? Divertiamoci. No, registrarsi no, pitturare no. Cami, veramente mi stai preoccupando, io non capisco. Oh, dai, Edo, non indossiamo maschere fra noi. E lui, veramente io non capisco. Cami, cosa stai dicendo? E lei, ragazzi, via, flirta. Visto che vuole flirtare, prova, vai a flirtare.
Edo? Cami, ma cosa fai? Sembra più una faccia, ragazzi. Tipo, non capisco cosa stai facendo. Le ragazze un po' su di giri, perché a sto punto voglio dire, come giustificare una cosa aliena? Voglio dire, ragazzi, qualche effetto collaterale, questa addirittura talmente scioccata che si è tolta il piatto, voglio dire, è proprio un evento, no? Scioccante. Quindi no, perché ho abbassato le pareti. Allora, dunque. E lei, ma Edo, dai, non dobbiamo reprimerci lui. Ok, questa sta male. Dai, non scoppierà certo una guerra se io e te, tu ed io, insomma, no, mangiassimo anche del cibo spazzatura. Cami, ok, inizi a preoccuparmi. Forse hai bisogno di un viaggio, non lo so, vuoi che faccia una ricerca? Vuoi andare in vacanza? Ti prenoto qualcosa? O forse ha bisogno di vedere i tuoi mutandoni? Che dici? Ok, questa è una barzelletta, vero? È una barzelletta. No, tesoro, dico proprio i mutandoni. Capisci cosa intendo? Lui, ragazzi, la guarda. Vedete, ma ha più una faccia compassionevole del tipo, poverina. Ok, Kami, ce la siamo giocata. Ok? Ci siamo giocati, Kami. Così. No, sì, tesoro, lei è. Voglio dire, guardate qua, fai fichi fichi con qualcuno. Io non lo so, che impara a conoscere Elide, ma che ti frega di Elide? In questo momento quella sta dormendo. Ammira le stelle con Elide, eccola lì, ragazzi. Ve l'ho detto, ve l'ho detto. Questi sono gli effetti collaterali. Sei amichevole con Elide, vuole essere addirittura amichevole con Elide. Togliamo sto coso, qua che è, pubblicizza. Inizia un raduno, ma perché è un club? Ragazzi, io non. A tutto spasso, sì, giusto. Ha giusto giusto al suo club. No, tesoro, nel momento di radunare il club, io volevo vedere se usciva qualche interazione con Edo. Ma ragazzi, non esce niente, è fissata con Elide in questo momento. Poi, quando si fissano su qualcosa, ragazzi, non li schiodi proprio mai. Cioè, veramente, accola il gatto. Cioè, ma che te ne frega del gatto, voglio dire, ma ti pare normale? Io non lo so, ragazzi, Cami non ci sta proprio. E quindi dice, non lo so, Cami, guarda, mi fai preoccupare. E lei, ma dai, potrei scrivere un articolo, no? Interessante, ho visto qualcosa di meraviglioso, non ne hai idea, Edo. E lui, ok, vuoi che ti dedichi una canzone? Non lo so, sembra un disco rotto. Oh, guardate lei, è lei che prende iniziative, ragazzi. Forse è meglio che vai a letto, sembri strana. Direi che ho voglia di condividere il letto con qualcuno stasera. E lui, Cami, ok, io... Direi che ti saluto perché secondo me tu stai, non lo so, hai bevuto? Sei uscita fuori per portare a spasso il cane e ti sei fatta qualche goccetto? Dimmi la verità. Ragazzi, riusciamo a togliere sto piatto, veramente? Ah no, giustamente perché ho messo l'altro adesso. Lui giustamente, ragazzi, pensa che lei abbia bevuto, che sia ubriaca, voglio dirmi, no? Il cane sta qua, guarda, io ho visto tutto, in realtà non è ubriaca per niente. Ecco, a Carezza Sinfonia. Cammi, veramente, guarda, sono preoccupato per te. Forse dovresti andare a letto. Anche Sinfonia la vedo parecchio agitata. Non lo so cosa tu abbia fatto, ma ragazzi, com'è adesso la relazione fra sti due? Dai, su, non farti pregare. Mica dovrò pagarti, vero? Come i gigolò. Cammi, ok, Cammi, stai fuori. Veramente, stai fuori. A te gli alieni ti hanno fatto male al cervello, voglio dire. Vediamo se Edo tante volte, ragazzi, ha qualche interazione verso di lei. No, neanche lui. Ma basta con queste polpette. Vabbè, questo, ragazzi, la musica sempre nel cervello, lo sappiamo. Vedete, neanche lui, ragazzi, ha interazioni verso Kami. Lui dice, forse dovrei portarlo io fuori il cane a passeggiare la prossima volta, perché questa mi sa che è andata in un bar per via di Salim. E ovviamente lui sa, ragazzi, che Salim è partito, no? Per via di Salim questa è disperata. Cami, immaginiamo che lui voglia, tipo, che ne so, adesso tipo la abbraccerà. No, non così, tesoro. Dov'è, dov'è? Ecco, dai dei consigli, immaginiamo se le crede. Tesoro, guarda, non preoccuparti. Se è per via di Salim, non lo so, hai mangiato qualcosa che ti fa male. Ma no, io sono, ecco, lei è passata, ragazzi, sempre ripresa. No, sono fiduciosa che sarà una bella giornata. Scusami, mi sono comportata in modo strano. Ti avrò fatto restare di sasso come una statua. Vorrei prendere una macchina e andare via di qui, sai, forse è perché. Ma sì, sicuramente hai bisogno di un cappuccino. Sarà stato un momento. Sicura che non vuoi che faccia una ricerca sullo smartphone perché magari non lo so. Sono i sintomi di qualcosa di grave e in effetti, ragazzi, potrebbero essere i sintomi di qualcosa di grave. E lei, magari adesso che è fiduciosa, ragazzi miei, togli queste cose con Elide, lo sappiamo che tanto non la sopporti, voglio dire.
Oh, a coccolati con Riccardo già è più credibile. Magari le dice: no, guarda, ok, io me ne andrei a dormire, eh. Mi sento stanca, strana, non lo so, cosa mi è successo. Perché sì, ragazzi, effettivamente, voglio dire, ma può spiegarlo un rapimento alieno, ragazzi, dai, cerchiamo di essere seri. E quindi Edo fa: va bene, guarda, se hai bisogno però di qualunque cosa, non esitare a bussare alla mia porta. E lei: no, no, guarda, ora verrò in camera da letto, proprio non voglio altro. Lui che è stanco e sfatto, anche lui, ragazzi, ovviamente, dà: ok, va bene. Allora, buonanotte, eh? Eccoli là. E quindi, ragazzi, direi che si meritano veramente tutti questa casa un po' di riposo, perché dopo Kami che ha svalvolato, ragazzi, sono rimasta veramente senza parole. Ok, ragazzi, siamo tornati e ci troviamo ad Oasis Springs. Kami, diciamo che è giocosa adesso e dovrebbe anche, ecco, no, fare queste interazioni e poi magari le farò fare off camera per quanto riguarda il lavoro, ragazzi, perché se no vederla magari lavorare molto spesso può essere noioso. Allora hanno deciso di venire al parco per far giocare un po' il piccolino e lei, ragazzi, non se l'è sentita perché comunque si domanda come mai, ragazzi, lei si ricorda quello che ha fatto con Edo e si domanda principalmente due cose. La prima è perché si è comportata in quel modo. Ovviamente, ragazzi, immaginiamo che lei abbia dei vaghi ricordi di aver vissuto qualcosa di strambo, ma non è che sa che è proprio una cosa aliena, voglio dire. E immagina, non ci credo, fermi. Ma è lei? È lei? È la mamma? No, però in questo momento, ragazzi, ci stiamo dedicando ad altro. E quindi fondamentalmente non si spiega chiaramente, ragazzi, come sia potuto accadere che abbia comunque, no, flirtato con il suo migliore amico. La seconda domanda è: ma perché lui invece non mi ha detto smettila, non mi ha rifiutata, non mi ha respinta? Forse perché, ragazzi, ha capito la situazione, ha capito che Cami non era totalmente in sé, lui è convinto che lei ha bevuto, anche se, diciamocelo, non ha sentito odore di alcol, però è l'unica spiegazione, diciamo, plausibile. Edo, wow, complimenti. E quindi diciamo che, patato, tu puoi ancora giocare nelle palline, vai. Questi dubbi, ragazzi, in questo momento la fanno sentire un po' scombussolata, motivo per il quale ha deciso di non venire anche lei. Però, perché i nostri sono qui, ragazzi? Perché quando io ho immaginato che quando Edo e Elide erano più piccoli, la pittura fosse una passione comunque che li univa. Perché comunque ho sempre immaginato che Edo comunque. Lo vedo, ragazzi, come un artista comunque completo, diciamo. Lui sì, la sua vocazione è la musica, però tutto quello che è arte comunque lo travolge, proprio lo trascina. E quindi io penso comunque che sia anche giusto permettere al nostro Edo di dedicarsi un po' alla sua passione. E quindi magari hanno deciso: dai, che dici, ti va? Torniamo, possiamo dedicare questo momento un po', è così, no, a noi due, eccetera, eccetera. Anche perché Edo, ragazzi, io ho immaginato che abbia magari un po' nuotato sua sorella con la testa un po' fra le nuvole in questi giorni e vuole chiederle il perché. C'è qualcuno? Ha conosciuto qualcuno? Lui comunque, anche se ora non la frequentava, che poi lei ha preso una promozione, ragazzi, voglio dire, è stressata per il lavoro, ma è tornata a casa con una promozione. Boh, promossa artista affamata, ma non capisco per quale motivo, ragazzi, si senta tesa, vabbè. Ho raggiunto livello 2 perché lui, ecco, lui magari si dilettava un po' meno, immaginiamo, no? Magari gli piaceva stare lì, guardare sua sorella che dipingeva. Ho immaginato questa attività comunque che svolgevano insieme da bambini. Come va, patato? Scivola, dai! Mentre il piccolino è qui, ovviamente si sono messi qui, possono tenerlo sott'occhio perché Edo, ragazzi, è veramente iperprotettivo, proprio all'inverosimile. E quindi sì, questo momento patato, questo momento fantastica, dai, su un porto spaziale, questo momento, ragazzi, in famiglia, Edo vuole cogliere proprio l'occasione. Sto per fare un dipinto per il piccolo Ricky.
Così potrà prenderlo in camera, tesoro. Mamma mia, per fargli avere gli incubi notturni? Va bene. E lui ti ricordi dove, quando andavamo in questo posto in vacanza quando eravamo bambini? Io invece ho voluto dipingere questo come ricordo. Bene, tesoro, mi fa molto piacere. Quindi a questo punto, visto che è una cosa abbastanza discreta, mettila nell'inventario, dai, non è andata così male. Ecco, questa è la sorella, lasciamo stare. Gioca al porto spaziale con. Gioca un po' con lui nel frattempo che lei finisce il dipinto. Vai, giocaci. Papà ti porterà nello spazio. Non ci vuole una scienza per capire che il piccolo Riccardo è pronto per andare nello spazio. Stiamo controllando che tutto sia a posto. Va bene. Guida, mi raccomando, guida l'astronave. Io sono di vedetta. Va bene, ok. Allora, bello. Veramente, come terrorizzare un bambino, ragazzi. Senti, fammi la cortesia, vendi sto schifo, va. Perché, insomma, no, mi fa un po' impressione. E a questo punto, mentre il bimbo sta giocando, ragazzi, lui viene qui e vuole, insomma, no, parla dei sogni. Dice, sai, io sono veramente felice di aver condiviso questo momento con te. Ricordo che quando eravamo piccoli fantasticavi sia di pitturare, ma anche di coltivare una pianta mucca. Ti ricordi? Come se esistesse una pianta a forma di mucca. Te l'ho sempre detto che esiste invece. Io ho fatto delle ricerche e ti giuro che esiste. Solo che tu vuoi solo vedere i giorni di pioggia, ma ti assicuro che esiste, tesoro. Va bene, ok. Va innaffiata molto, quindi bisogna aspettare solo con l'acqua la pioggia cresce. Sì, va bene, tesoro, come no. E lui a quel punto viene qui e magari diciamo che cerca di indagare un pochino, no? Fai una conversazione profonda. Senti, mi sento un po' un sacco dell'immondizia, però a impicciarmi ti vedo brillante ed energica, energica. Sicuro, Edo, vabbè, punti di vista. Ti vedo veramente, no, brilli come una stella, ma dimmi la verità, c'è qualcuno nella tua vita? Guarda, mi farei arrestare piuttosto che raccontare a mio fratello le mie cose e fa la battuta, ovviamente, ragazzi, no? E lui, eh sì, ok, va bene, sei veramente simpatica, guarda, quando dici queste cose. Non è che scateni una bomba, fai scoppiare qualcosa se ti confidi con tuo fratello, eh? Sono il tuo fratellone, puoi dirmi tutto. Tipo, ti ricordi quando ti consigliai quei fantastici occhiali da sole, eh? Sono uno che ne capisce, certo, tesoro, va bene. Tu, tesoro, continui a fantasticare sul relitto di una nave pirata, anche perché voglio dire, eccolo, dai, su, raggiungi il livello 4, patato, fammi un favore. Sì, senti, forse è il caldo che ti dà dalla testa, eh? Dimmi un po', è il caldo? E lui l'abbraccia, ragazzi, gli fa capire, sappi soltanto, ok, capisco che non vuoi magari confidarti con me, però sappi che io sono qui, se hai bisogno. E lei, ma certo, lo so che tu ci sei sempre, perché comunque, ragazzi, Elide, eh sì, un carattere particolare, eh sì, no, porterà un sacco di casini, perché adesso, ragazzi, non avete ancora visto niente del casino che scatenerà Elide, però, fondamentalmente adora suo fratello, cioè loro si vogliono veramente un gran bene, sono veramente molto uniti, legati sin da bambini, proprio da sempre. E quindi lui poi, Edo è un tipo, io lo vedo sempre, l'ho sempre visto molto protettivo, ragazzi, molto che si preoccupa della sua famiglia. Quindi voglio dire, ecco, per esempio, il piccolo Ricky è viziato comunque anche perché lui non ha una mamma, quindi comunque sente di dovergli dare di più rispetto magari a quanto dovrebbe avere un bimbo che comunque ha entrambi i genitori. Lui si sente, tra virgolette, in difetto, sente di aver messo al mondo questo figlio, ma di non fargli avere tutto quello magari di cui avrebbe bisogno a causa dell'assenza materna. E quindi vieni qui, gioca a fingere, mentre lei magari se ne va in bagno e a questo punto, ragazzi, io direi che con questo pomeriggio al parco dedicato un po' alla famiglia, noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Cami, ragazzi, ha avuto questo viaggio extrasensoriale, ma comunque non ha avuto il coraggio di dire a Edo la verità. Non ancora, forse è nei suoi programmi, ragazzi, e magari diciamo, l'intervento degli alieni ha solo ritardato quello che lei magari aveva veramente intenzione di fare. Oppure, ragazzi, in realtà, a prescindere dagli alieni, ecco, diciamo, lei non avrebbe
come dire, no, non avrebbe. Ma è andato via già, ok, perfetto. Lei non avrebbe comunque detto nulla ad Edo. Cosa dite voi? Avrebbe confessato in questo episodio oppure no? E magari gli alieni hanno messo i bastoni fra le ruote alla sua confessione. Fatemelo sapere. Lasciatemi appunto, ragazzi, dei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate. E anche cosa ne pensate, ragazzi, del viaggio? Nel rapimento alieno di Penny, di Kami, ragazzi, io sono rimasta sconvolta. Detto questo, ragazzi, se l'episodio vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che in descrizione, ragazzi, nell'info box trovate tutti i vari modi per contattarmi, trovate la programmazione del canale, trovate le mie playlist, ma soprattutto il link ai canali dei miei amici youtuber che fanno gameplay cinema con The Sims 4 e gameplay con la PlayStation 4 e PC. Andate in tutti i loro canali, ragazzi, iscrivetevi perché ne vale la pena e mi raccomando, attivate la campanellina perché in questo modo ogni volta che qualcuno di noi pubblica un video, vi arriva la notifica. E non rischiate di perdere i contenuti che portiamo sul canale. Detto questo, ragazzi, io vi auguro una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi auguro un fantastico fine settimana, ragazzi. Divertitevi, fate tutto ciò che volete, rilassatevi soprattutto. Un abbraccio gigante a tutti voi, sul Sinners, e non.